Ragazzi, bentornati per la nuova sfida, la terza sfida settimanale della quinta settimana di novembre. Abbiamo una Porsche Cup, vediamo con quale Porsche andare ad affrontare di tutto. Allora, abbiamo un limite di 650. Uffi, volevo usare il Carrera. Usiamo il Carrera, buttiamo giù a 650. 700, 650. 643 la corsa d'ora, ma sì, 643, andiamo. Laguna secca, non tocchiamo niente, i parametri li lasciamo quelli che sono, cercheremo di vincere in questo modo con la macchina nelle condizioni attuali. Però un po' che non usavo il Carrera e quindi veniamo. Ricordiamo che siamo in modalità professionista, l'obiettivo è quello di non toccare le altre auto, di non uscire di pista per fare gara pulita, gara perfetta e naturalmente vincere. Tutti Porsche, eccoci. Laguna secca, pista molto bella, bisogna stare attenti, però sono tante curve che ti inducono all'errore, perché o ti tirano dentro o ti tirano fuori, per vedere gli avvallamenti. Questa pista fatta con la MX5, quando vai a prendere quei cordoli lì ti ribalti. Ok, bella, è bella allungata questa. Questa versione è molto molto piacevole da guidare. Non si scompone. Ricordiamo che altre Porsche invece è molto più difficile tenerle dritte in entrata o in uscita dalle curve. Questo è uno dei modelli che costa di più anche da rivendere usato, viene pagato bene nel gioco. Io l'avevo vinto con non mi ricordo, l'ho usato con varie colorazioni, con varie livree, tra cui Goku. Quinti, 15 secondi, quindi abbiamo recuperato circa 10 secondi dal giro precedente, sono 5 giri. Sono arrivato leggermente lungo, ci ho fatto 119.000 km, cioè 119 km. Cavatappi, questa curva qui con alcune macchine è veramente difficoltosa, bisogna frenare in un certo modo, prendere in un certo modo, tenere la corda, se no ti butta fuori, che non è impressionante. Tenuta. In scia, stava già frenando prima. Non è male che non l'ho toccato.
quasi intraversando quella davanti. Nell'87 quella dietro, pensate, guarda che linea che aveva nell'87, tra l'altro la mia età. Andiamo a prendere il primo adesso. A 4 secondi, lo vediamo. Scanna, scanna. In accelerata va e in allungo non lo prendiamo. Però prendiamo in frenata. Si è chiuso un po' troppo. Di passarlo, dobbiamo fare gara pulita noi. Non ho visto quant'è la ricompensa, ma credo sia alta, soprattutto con gara pulita. Siamo al penultimo giro, quindi abbiamo tutto il tempo per studiarlo e dobbiamo essere affrettati. Teniamo vicini, ma a distanza di sicurezza. Guarda che mi è venuto addosso. Ma pensa a te. Allora. Ma pensa, adesso dobbiamo fare la constatazione a Michele. Un tot amichevole, perché alla fine era tutto lo spazio per stare largo. Ma porca miseria. Andiamo a fare l'ultimo giro. Allora, se andavo a dare una ritoccata ai rapporti, potevamo fare anche una gara molto più veloce. Abbiamo abbassato un po', tanto era inutile averli così alti, così lunghi. Però la macchina si presta bene, può essere manovrata ottimamente, ottime prestazioni. E speriamo che ci dia gara pulita, perché l'unica cosa è stata quel tamponamento, ma da parte sua, non da parte mia. Eccoci, andiamo a fare il nostro solito testa coda. Non ce l'ho fatta, credevo fosse più avanti la linea. Bene, diciamo che non è stato difficile con quest'auto, andiamo a vederci un po' di replay, così ammiriamo un po' l'auto, vediamo quanto abbiamo vinto. 80.000, mi sa che non ce l'ha data. Porca miseria, guarda, per adesso lui mi è venuto, però mi ha preso i 150. Eccolo, secondo me un sorriso, sono denti da arrabbiato, credo. 143 orari, non sono quello.
gradi, 24 gradi e mezzo. Guardate come si vede dietro. Guardate il tuo del cambio, sembra un po' la sfida del drago, però ragazzi ci sta, con la nostra tuta da Goku. E le sette sfere GT7 Ball, e quindi per arrivare in fondo. Particolare, però mi piaceva essere particolare in pista. Manda male. Vediamoci un po' così. È quello il primo giro, sì. Kabatab, sì. C'era stato un piccolo sfioramento, una piccola sportellata. Niente ragazzi, che dire, vi do l'appuntamento alla prossima gara e grazie ancora per la visione, per l'ascolto. Ciao!